Marinon, grazie, grazie di essere qui. No, non grazie, si poteva grazie. Davvero festeggiare la televisione italiana senza avere questa donna che ha fatto la storia. Tre volte, pensate, a Sanremo nel 69, nel 72 e nel 73. Unica no, 73-74. 73-74. Ah, sì. Insomma, poi tu sei stata storica, signorina, buonasera, viso d'angelo. Ma come nacque quell'avventura? Quell'avventura televisiva? Sì. L'avventura televisiva nacque dopo che avevo già... casualmente era Natale, ero a Piazza Navona e stavano girando, la settimana Incom stava facendo delle riprese. Mi videro e mi chiesero il numero di telefono, dopodiché cominciai a fare con la settimana Incom della pubblicità. Poi arrivò qualche film e un giorno un amico del padre dei miei figli disse: stanno cercando dei volti nuovi per la nascita del secondo canale, perché Gabriella era Dore Modesti. Ed era Dore Modesti, esatto. Sì, padre di Barbara e di Francesco. E perché Gabriella, che ha una faccia televisiva, non fa un provino, non si propone? Mi fece addirittura lui, credo, la domanda, e io arrivai a fare questo provino veramente molto serena, perché avevo già un lavoro e non ero... E andò benissimo, e entrai e presi possesso di per otto anni rimasi fissa come signorina buonasera. Poi a un certo punto tu nel 68 dai le dimissioni. Perché? Perché? Perché un po' ero attirata dal fare altre cose che avevo fatto prima, un po' di cinema e un po' questo fatto di timbrare il cartellino, restare tante ore qui dentro ferma, mi pesava un pochino, avevo voglia di aria fresca. E quindi, devo dirti, con molto combattuto è stato questo arrivederci, anche perché dal giorno dopo mi hanno richiamata, quindi ho ricominciato a ricollaborare. Sì. Sei stata anche attrice, perché io penso al Sangue e la Rosa, a Roger Vadim, un film importante, hai fatto anche tanti film. Ho fatto un po' di cinema, sì. Quanto ti sei sentita nella tua vita attrice? Che parte ha avuto il cinema nell'economia di tutta questa splendida carriera? È segnata dalla televisione, però ha dei titoli importanti. Però, vedi, il cinema è stato un intervallo prima della televisione, prima che entrassi in TV, e poi dopo. E tutto sommato forse non avevo il sacro fuoco, perché Vadim, quando feci Il Sangue e la Rosa, mi disse: perché non viene a Parigi e si iscrive a una scuola di recitazione in Francia, che forse lì può andarle bene. Ma io non ebbi il coraggio, né la mia famiglia mi avrebbe fatta mandata all'estero. Quindi... E poi la televisione, ho avuto tante soddisfazioni, sia da interna che da esterna. E... Che rapporto hai avuto con questa tua bellezza leggendaria? Sai che noi eravamo poi le signore della porta accanto, quindi non avevamo... Tu sei una donna bellissima, lo sei sempre stata, lo sarai, e quindi voglio capire quanto sei consapevole. Sai, Monica, allora eravamo un po'... finivamo sulle copertine di tutti i giornali importanti, perché c'erano le grandi attrici e poi c'erano le ragazze della televisione. Certo. E sai, c'era un canale solo, perché il secondo canale venne qualche anno dopo che io ero entrata. Ed era facile diventare popolari. Poi hai avuto anche una vita bellissima, perché ti sei sposata la prima volta, l'hai detto, con il regista Dore Modesti, hai avuto due figli, Barbara e Francesco. Poi a un certo punto ti sei risposata nel 1982, il 31 luglio ti ha sposato Susanna Agnelli a Porto Ercole, con un grande imprenditore pugliese che era Stefano Romanazzi. Ma è vero che qualche minuto prima di quel famoso sì, che
peraltro fu un sì che andò su tutte le copertine dei giornali. Susanna ti disse: ma lei è sicura di volersi sposare? Sì, essendo lei una persona molto libera e non credo amante del matrimonio. E invece sì, eri sicura, perché è stato un grande amore quello per Stefano. Sì, ero sicura di quel matrimonio. Ti sei trasferita per un periodo anche a vivere in Puglia, o comunque facevi la spola, no? Facevamo la spola tra Roma e Bari e io ho un bellissimo ricordo della Puglia, adesso sono a Roma, ma anche perché è una regione straordinaria. A un certo punto è arrivato anche Carlo d'Inghilterra, perché fece tappa a Bari, no? Ci fu un pranzo al Circolo della Vela e tu fosti invitata insieme a tuo marito anche sul Britannia. Sì, devo dire che è stata un'emozione importante, perché insomma eravamo in pochi, una ventina di persone a colazione. Quindi lei, Diana, era un po' triste, devo dire. Era già un momento difficile. Era già un momento difficile della loro vita due. E lei, insomma, si capiva che non era a suo agio, ecco, e non era felice. Lui invece era molto più disinvolto, quello poi fu coinvolto dagli uomini del circolo a parlare del principe di Galles, ecco, e così da adesso fa il re ed è felice con la sua sposa, non lo so, spero. Con Camilla, ti è mai mancata poi nel tempo quella televisione lì dove tu eri Viso d'Angelo, l'annunciatrice? Poi hai fatto un film nel 1976, Signore e signore, buonanotte. Sì, sì, è stato. Ti è mancata un po' dopo? Dopo, sai, sono sempre rimasta in contatto con le mie colleghe ed era un po' un modo di vivere fuori ancora, dentro. Sì. Senti, un omaggio a te, guarda, questo è un pezzo di storia della televisione, guarda un po'. Pippo Baudo, ma buongiorno. Dietro, dietro. Dietro, dietro. Signor Corrado. Un piacere. Piacere. Molto piacere mio. Pardon, scusa. Prego, prego. Dunque, fresco qui, molto bello, direi anche, no? Sì, molto. Sì, poi anche direi graziosa la soluzione così delle poltrone bianche di lato. Sì, sì, sì. Bellino, bellino. Sì, sì. Charmant. Sì, sì, sì. Lor signori, è la prima volta che vengono qui. Qui allo Show di Mina? Sì. Sì, io è la prima volta che vengo. Sì, sì, anche io. Veramente ero stato invitato qui da solo, ma poi non ho potuto per ragioni di lavoro. Il lavoro, immagino, non solo il signori, ma il lavoro è quello che ci rende un po' praticamente ne spa tutti schiavi. Sì. Sono loro, ma lei di che ramo si occupa? Ma così, generalmente, televisione. Ma no, televisione, la pensi anch'io. Ma come? Anche lei? Ma si meraviglierà se le dico che anche io mi occupo della stessa cosa, sa? È incredibile. Ma ecco, bellissimo. Abbiamo visto Corrado. Tu con Corrado hai lavorato. Corrado ho lavorato, ho fatto per il Tedesco per l'estate, era la trasmissione Canora che andava in onda tutte le estati, da San Messa. E poi ho fatto anche l'ultimo Sanremo con Corrado, era una persona che ricordo particolare. Mai? Beh, un ricordo bellissimo, era una persona molto allegra, molto spiritoso e dovevi stare sempre in guardia perché ti faceva gli scherzi. Ah, quindi, che bello. No, ti ha fatto qualcuno? Sì, magari è successo facendo una presentazione, magari ti dicesse: no, guarda, che adesso vai fuori e devi. Ma che dici? Chi presenti? Io sapevo, non so, doveva entrare un cantante. E diceva: no, ce n'è un altro. E lui diceva: no, ma guarda, che è assolutamente un altro. È simpaticissimo. Sì, sì. Senti Gabriella, apriamo l'anno insieme, quindi questa è la prima puntata di Generazione Z, ci sono tanti ragazzi qui, le nuove generazioni. Che cosa ti aspetti da questo 2024? Ma un anno tranquillo, di salute, che mi arrivi un nipote finalmente, ecco. Perché adesso sono solo la nonna di un cane. E allora quindi, secondo me ci sarà qualche sorpresa. Ecco, spero. Ti dedichiamo una canzone bellissima a te e a tutti i ragazzi della Generazione Z, che è una canzone del grande Lucio Dalla. Caro amico, ti scrivo così mi distraggo un po'.
E siccome sei molto lontano, più forte ti scriverò. Da quando sei partito c'è una grossa novità. L'anno vecchio è finito ormai, ma qualcosa ancora qui non va. Si esce poco la sera, compreso quando è festa. E c'è chi ha messo dei sacchi di sacco vicino alla finestra. E si sta senza parlare per intere settimane. A quelli che hanno niente da dire, del tempo ne rimane. Bene, grazie di cuore a Gabriella Farinon, veramente noi ti aspettiamo ancora. Grazie davvero, Monica. Perché è stato molto molto bello incontrarti. Bene, posso... anche per loro, davvero. Veramente auguri cari a voi tutti, veramente che sia un anno straordinario per te, tutti noi. Anche per te, Monica. Grazie Gabriella, tutte grazie le cose di cuore. Che fai molto bene. Grazie di cuore, davvero. Adesso resta con noi.